Diamo subito la linea a Gianni Vasino per questo Atalanta-Verona 1-1. A te, Gianni. Oggi, se mi permetti, visto che ho gli ospiti qui con me, da una parte ho Tino Guidotti, il presidente della squadra, neo campione d'Italia, dall'altro Mascetti, general manager di questa squadra, invertiamo l'ordine dei fattori e il prodotto non cambierà, non mancherà certamente lo spettacolo. Presidente, che effetto le fa essere questa sera laureato campione d'Italia di calcio? Non so che effetto sia. Siamo ancora frastornati da questi risultati, dagli altri risultati che forse non ci interessavano tanto, ma dirle che effetto mi fa non lo so, perché veramente il frastuono è tanto. Io voglio ringraziare in questo momento il signor Valenti per le bellissime parole che ha avuto nei confronti della squadra e di tutto lo staff di dirigenziale, perché veramente ha detto delle parole che ci commuovono, che ci fanno piacere, che ci dicono quanto bene. Tutta l'Italia calcistica voglio al Verona, lei, mi permetta. È troppo buono, grazie. Voglio ringraziare ancora gli arbitri, perché tanti dicono degli arbitri, io credo che la nostra squadra debba ringraziare questa categoria di arbitri, non perché abbiamo avuto dei vantaggi, ma perché gli arbitri si sono dimostrati, a mio avviso, equamente. C'è sempre un dare e un avere in tutto il campionato, la lunghezza del campionato. Voglio ringraziare, ripeto, tutti i dirigenti della Lega, tutti i dirigenti della Federazione, ma prima di tutto vorrei ringraziare il nostro mister, il nostro direttore sportivo. Allora le rubo la parola. Prego. Allora, Mascetti, qual è stato il momento più brutto di questo campionato per il suo Verona campione d'Italia? Ma direi momenti brutti particolari non ce ne sono stati, abbiamo lottato fino a metà campionato e così spensieratamente, poi abbiamo cominciato a crederci e superando certi momenti difficili, certe situazioni particolari, certe partite che sembravano impossibili siamo riusciti a passarle indenni e poi pian piano abbiamo cominciato a credere a questa vittoria finale che è arrivata oggi a una domenica dalla fine. Ecco, c'è stato un calo però nel finale, gli uomini sentivano dal punto di vista psicologico più che fisico questa pressione addosso. Sì, perché da un gioco spensierato si è cominciato a pensare a gestirci un pochino, comunque direi che il Verona ha fatto un grosso campionato. Ecco Paolo Valenti, a questo punto io pregherei la regia di mandare in onda le immagini di questo incontro, un incontro giocato all'insegna della velocità e del pieno agonismo, è stato subito in partenza, ecco qui abbiamo visto Magrin che tira fuori ed è stato qui replica Fanna poco dopo. E un altalenarsi di azioni da una parte e dall'altra. Ed ecco abbiamo visto il gol al 42esimo. Bellissimo il gol di Perico. No, forse era il gol. Ecco. E nella ripresa vediamo il pareggio di Elkier 1-1. Abbiamo un monitor abbastanza poco chiaro. Dicevo che è stata una partita all'insegna dell'agonismo, un'insegna agonistica che si è trasmessa per certi tratti sugli spalti, ma alla fine tutti sono andati via soddisfatti, soprattutto gli oltre 10.000 veronesi. E con queste immagini di un incontro bellissimo che lascia tutti soddisfatti e contenti e che ha laureato con una domenica d'anticipo il Verona campione d'Italia, ti restituisco la linea Valenti. Vorrei che gli sportivi bergamaschi che sono qui intorno a noi salutassero il presidente del Verona con un bel applauso. Facendo i meritati complimenti al Verona, non abbiamo fatto altro che interpretare il sentimento.